Sono nuove storie del Veneto e raccontano quello che è, secondo me, lo stato dell'arte di quello che è il massimo di artigianato industriale, diciamo di produzioni che hanno, di modelli produttivi che hanno un futuro e che mirano all'internazionalizzazione, che è quello che ci manca di più. Siamo una terra che sa fare delle cose incredibili, in tutte le storie si realizza di quanta è la passione, di quanto è la determinazione del far bene, del spingere sempre i risultati al limite. Abbiamo scelto delle storie che fossero un po' un cestino di frutti diversi, perché abbiamo tutta la Dainese che quasi non va, ad altri che inventano i termosifoni più innovativi che ci sono, alla staff che fa parte del gruppo Diesel, Enzo Rosso, che ha un'azienda che produce una moda di alto livello con un grande successo mondiale, a chi lavora al ferro come De Castelli, come Mac Intensive, comunque un comparto che in Italia va fortissimo e in Veneto in particolare per questa capacità sartoriale nel fare le macchine utensili, nel rispondere alle più diverse esigenze, cose che gli altri paesi non riescono a essere. Possiamo dare un titolo nuovo alla sua mostra curata da lei? Il turbo artigianato industriale. Grazie!